buonasera, grazie. Io chiederei al Massimo poi di abbassare un po' le luci e avviare anche le e mi chiedevano anche se si può alzare un po' nei limiti, insomma, del possibile, il microfono, perché da fuori così si sentirebbe. Sì, grazie. Per indicare l'argomento che tratterò questa sera, ho scelto un titolo che richiama due celebri libri di Italo Solera, con il quale, fino dai tardi anni 70, ho avuto per molto tempo frequenti e appassionate conversazioni su Roma antica e moderna. A lui, infatti, vorrei dedicare le considerazioni e ora esporrò. Dopo anni di silenzio e di disinteresse politico sulla questione urbanistica dei fori imperiali, ossia sul disegno futuro e l'immagine della città di Roma, il sindaco Ignazio Marino ha riproposto il tema di un uso diverso di quell'area, più rispettoso dei principali monumenti antichi, ed ha promosso l'istituzione di una commissione di esperti designati dal Ministro dei Beni Culturali e dalla città di Roma, con il compito di elaborare uno studio per un piano strategico di sistemazione e sviluppo dell'area archeologica centrale di Roma. La commissione, presieduta dal professor Giuliano Volpe, mi abbasso se no non leggo, è composta da studiosi stranieri, il professor Michel Grand, l'architetta Jane Thompson e italiani, professoressa Laura Ricci, la professoressa Tiziana Ferrante, il professor Eugenio La Rocca, il professor Claudio Strinanti e da me stesso, con la partecipazione poi della dottoressa Federica Galloni, della dottoressa Maria Rosaria Barbera, dell'architetto Agostino Burreca e del professor Claudio Parisi Presiccio. È stata istituita il 1 agosto 2014 e ha terminato i lavori il successivo 30 dicembre. La relazione finale della Commissione, resa pubblica, propone una serie di interventi intesi a migliorare le condizioni della zona monumentale antica, alcuni di questi interventi, queste proposte, sono fattibili in tempi brevi e con poca spesa, altri sono di natura più complessa e collegati con la realizzazione di opere pubbliche, in particolare della linea C della metropolitana. Tra questi il grande centro di servizio previsto sotto livello stradale della via dei Fori Imperiali tra il Colosseo e l'Arco Corrado Ricci. L'attuazione dell'intero programma darebbe di certo un assetto più decoroso alla parte centrale della città, sollevandola dalle condizioni di decadimento e migliorando lo stato di molti monumenti. Tuttavia, nell'ampio panorama dei problemi esaminati, la sistemazione dei Fori Imperiali, obiettivo per il quale era scaturita la necessità di istituire la Commissione, non ha ricevuto un'attenzione pari alla sua importanza. Non esiterei a definire la trattazione del tutto deludente. Non vi sono stati approfondimenti sugli aspetti già studiati in passato, né proposte innovative di alcun genere, ancorché dichiarate auspicabili. La posizione assunta, non del tutto unanimemente, ma quasi, è stata quella di, virgolette, non abbandonare la prospettiva di una soluzione innovativa che porti alla sostituzione dell'attuale via, mantenendo il tracciato e la funzione, e alla ricomposizione del contesto archeologico. Questo, cioè alla ricomposizione del contesto archeologico, si dovrebbe arrivare, secondo la Commissione, con un viadotto carrabile e pedonale che consentirebbe di unificare le parti dei diversi fori, oggi frammentarie, rese incomprensibili dalla presenza della strada. Al tempo stesso il viadotto consentirebbe, riprendo la citazione, la conservazione del segno costituito dall'asse della via dei Fori Imperiali, chiusa virgolette. In questo modo non si è neanche tentato di aprire la strada a soluzioni diverse da quelle già prospettate da molto tempo, non osando rinunciare né alla riunificazione dei complessi monumentali ora disarticolati, né alla sostituzione della via dei Fori Imperiali, concepita come un segno storico, con un suo simulacro.
D'altra parte, l'esigenza di conservare il segno della strada appare una posizione legata a forme di malinteso storicismo, priva di concrete motivazioni di ordine urbanistico. La proposta di un ponte o viadotto che possa scavalcare lo spazio dei fori imperiali, completamente scavati per mantenere il collegamento stradale tra la piazza Venezia e il Colosseo, era stata formulata questa proposta da Pierluigi Romeo nel 1979 e fu ripresa con il progetto di Massimiliano Fuxas nel 2004 e poi nuovamente in forma molto più elaborata e facilmente reversibile da Raffaele Panella nel 2013. Questa soluzione è consentita da tecnologie costruttive che comportano l'impiego di materiali leggeri e di elementi componibili. Le strutture portanti poggerebbero in maniera non distruttiva sulla quota antica, la quale non subirebbe alcuna interruzione dovuta alla presenza del tracciato stradale. In tal modo si manterrebbe la separazione tra il livello d'uso attuale, cittadino, diciamo, e quello archeologico destinato al turismo. Come vedremo però esistono anche altre possibilità di cui non si è avuta alcuna considerazione, le quali consentirebbero di ottenere risultati ben diversi. Dopo le demolizioni dell'intero quartiere che aveva occupato l'area di Fori Imperiali, vediamo intanto qualche diapositiva, ecco questo è il plastico del progetto di Fuxas, ancora Fuxas, e questo Panella, ecco, e questa è la zona interessata dalle demolizioni. Allora, dopo le demolizioni dell'intero quartiere che aveva occupato l'area dei Fori Imperiali, avviate nel 1929, secondo i progetti di Corrado Ricci a est della via Alessandrina, vediamo qui in rosso sono le demolizioni progettate da Ricci, poi in bruno quelle eseguite successivamente durante il regime fascista, cioè fino al 1933, e in azzurro quelle eseguite più tardi, fino al 1940, poi con lo scoppio della guerra cominciarono altre demolizioni e queste si fermarono. Allora, secondo i progetti di Corrado Ricci, ed estese fra il 31 e il 33 tutti i restanti spazi, si giunse a una definitiva sistemazione pochi anni dopo, con soluzioni provvisorie ma opportune, direi, perché servirono a sventare programmi di edificazione, in parte già avviati e per fortuna subito sospesi. Il vuoto creato tra le rovine suscitava aspirazioni edificatorie e vanità architettoniche, persino Le Corbusier si era proposto con un progetto di una costruzione tra la Basilica di Massenzio e il Colosseo. Evidente che vi fosse fin da allora, tra coloro che avevano promosso, attuato e seguito il programma di abbattimento degli edifici e di sfondamento della veglia, la previsione, o almeno l'aspirazione, di un graduale ampliamento degli scavi o almeno delle indagini archeologiche nei vasti spazi rimasti liberi a ridosso della nuova via dell'impero e sistemati con aiuole. Vi sono molti indizi di questa previsione, ne ricordo solo uno, evidentissimo. E questo è il muraglione della via Alessandrina, il muraglione di sostegno della via Alessandrina, costruito dopo le demolizioni di Corrado Ricci, è predisposto con una serie di arcate per collegare, insomma, l'area del foro di Traiano con quella dei mercati dopo un successivo scavo. L'intento fu tuttavia vanificato prima dal prevalere delle esigenze di rappresentazione retorica del regime che imponevano una decorosa e immediata ricomposizione degli spazi liberati dalle costruzioni e poi per il sopravvenire della guerra. Quello stato di cose tra Piazza Venezia e il Colosseo si mantenne quindi immutato e indiscusso per circa 40 anni.
Se però l'assetto di quell'area non aveva subito mutamenti in questi 40 anni, la città si era trasformata radicalmente. L'espansione edilizia nel suburbio, avvenuta nelle forme e governata nei modi descritti da Italo Insolera nella sua storia urbanistica di Roma moderna del 62, aveva modificato l'equilibrio tra il centro urbano e le periferie. La legge urbanistica del 1967 aveva tutelato i quartieri del centro storico, ma influendo sui valori immobiliari ne aveva accentuato il distacco da quelli periferici. Il traffico automobilistico, divenuto insostenibile, ostacolava l'agilità degli spazi pubblici e la percezione degli aspetti storico-artistici del paesaggio urbano e soprattutto creava un pesantissimo inquinamento atmosferico assai nocivo per la conservazione dei monumenti. Credo che sia utile ricordare le ragioni che agli inizi degli anni Ottanta condussero alla proposta di un assetto diverso dei fori imperiali. Se alcuni dei motivi che allora imponevano urgenti cambiamenti sono ora superati, altri persistono e nel frattempo ne sono sorti di nuovi, ancora non meno importanti. Tutto scaturì da una pressante esigenza di conservazione del patrimonio esistente. Infatti, quella parte di Roma, ove maggiore è la concentrazione di beni storici, per lo più marmorei, era esposta a un elevato grado di inquinamento che ne stava provocando il rapido decadimento fisico. La previsione sensata e in parte gradualmente attuata di ridurre e poi di eliminare il transito dei veicoli a motore dalla via dei fori imperiali, a cui si è giunto di fatto adesso negli ultimi provvedimenti comunali alla quasi totale eliminazione, privandola così della sua primaria funzione urbana, metteva seriamente in dubbio la necessità di mantenere la sistemazione degli anni 30. Si apriva in tal modo per la prima volta la prospettiva concreta dell'esplorazione e del recupero quasi integrale delle grandi piazze antiche in un complesso unitario che dal Foro Romano e dal Palatino si potesse estendere fino al Circo Massimo, al Colosseo e ai mercati di Traiano. Il programma di uno scavo qui è ancora il muraglione che divide il Foro di Traiano da Circate. Ecco. Il programma di uno scavo che avrebbe dovuto eliminare la via dei fori imperiali fu presentato dalla soprintendenza con una mostra tenuta nella curia del Senato al Foro Romano nel 1981. Quattro anni dopo prese forma il progetto urbanistico predisposto da Leonardo Benevolo, Vittorio Gregotti e altri su incarico della soprintendenza. Progetto che resta un'elaborazione concettuale fondamentale per la questione dei fori imperiali. Un secondo livello di progettazione, ancora a cura di Leonardo Benevolo e Francesco Scoppola, con contributi di Gregotti e altri, comparve nel 1988. La discussione che scaturì da queste proposte fino al 1981 fu però viziata da contrapposizioni politiche e ideali che spostarono il dibattito dagli aspetti programmatici di conservazione monumentale e di rinnovamento urbanistico alle valutazioni di ordine storico sulle trasformazioni subite da Roma durante il regime fascista. In realtà vi era non solo la necessità e molto pragmaticamente anche l'opportunità di far tesoro dei costi sociali già sostenuti. L'abbattimento di un intero comparto urbano densamente abitato e il trasferimento dei residenti appartenenti a ceti sociali meno abbienti in quartieri di periferia appositamente edificati comportarono costi elevatissimi.
Oggi un intervento così radicale in una parte storica della città come quello attuato durante il fascismo, compiutamente descritto da Antonio Cederna nel suo Mussolini urbanista del 79, non sarebbe ammissibile sotto il profilo normativo, etico e culturale, e non sarebbe comunque sostenibile per l'impegno economico necessario. Tuttavia la trasformazione è avvenuta e di là da ogni giudizio non vi è che da prenderne atto e considerare lo stato delle cose nella prospettiva della migliore sistemazione dei monumenti antichi e dello sviluppo della città. La questione del decadimento dei marmi romani aggrediti all'inquinamento si pose nel 78 quando, a seguito di alcuni distacchi di superfici scolpite della colonna di Marco Aurelio, la soprintendenza eseguì accertamenti su tutti i monumenti marmorei della città. Presento qui alcune delle immagini che mostrai il 21 aprile del 1979 in una conferenza tenuta in Campidoglio su suo invito di Giulio Carlo Argan, allora sindaco di Roma. Con quelle ricognizioni si ebbe il modo di constatare per la prima volta la gravità dei danni arrecati alle superfici marmore dalle emissioni degli autoveicoli, specialmente di quelli a combustione di gasolio, e dalle polveri prodotte dall'usura delle ruote di gomma. I monumenti non avevano ricevuto manutenzione da molto tempo e quindi recavano i segni di un lungo decadimento. I danni maggiori però erano dovuti alla grande accelerazione provocata dalle nuove forme di inquinamento atmosferico comparse e sviluppatesi con grande progressione nel corso del Novecento. Per la colonna traiana abbiamo i preziosissimi calchi del Museo della Civiltà Romana realizzati nel 1862, i quali documentano lo stato in cui si trovava il monumento in quell'epoca. L'esecuzione dei calchi aveva infatti comportato necessariamente un'accurata ripulitura delle superfici. L'inquinamento dovuto all'emissione degli autoveicoli induceva sulle superfici dei monumenti un processo chimico che trasformava il marmo in gesso e lo esponeva quindi all'erosione del vento e al dilavamento della pioggia. La penetrazione degli agenti inquinanti in profondità provocava inoltre la formazione di croste che si staccavano facendo perdere ampie porzioni lapidee. La situazione era aggravata dalle emissioni degli impianti di riscaldamento, allora in parte ancora a carbone, ma per lo più a gasolio. Gli uni e gli altri influivano sull'inquinamento atmosferico generale in maniera massiccia per la loro diffusione in tutta la grande cintura edificata, intensamente edificata della periferia. Fu quindi possibile appurare che l'inquinamento stava provocando danni non solo ai marmi configurazioni scolpite, come le grandi colonne storiate traiane di Marco Aurelio e gli archi di Tito, non so proprio nell'ordine, di Settimio Severo, di Costantino, ma anche alla ornamentazione architettonica e persino alle superfici non decorate dei monumenti. Il danno maggiore consisteva nelle perdite irrimediabili arrecate a quei rilievi storici e a quei complessi scultorei che rappresentavano le principali manifestazioni dell'arte ufficiale romana. Il decadimento era però del tutto generalizzato e si estendeva anche ad altri materiali lapidei come il tuffo, il bronzo, eccetera. La questione della protezione di questo patrimonio fu sollevata nel Consiglio Nazionale dei Beni Culturali nel dicembre del 78 e suscitò preoccupazione presso l'opinione pubblica internazionale. Per riferire su questo stato di cose fu nominata una commissione per le opere d'arte presieduta da Cesare Ignudi, illustre storico dell'arte e soprintendente dei beni artistici di Bologna. La Commissione si espresse con una relazione finale nell'aprile del 1980 e gli atti furono
pubblicati dal Ministero nel 1981 nel confermare il grave stato dei monumenti romani, la Commissione sollecitò per la loro conservazione provvedimenti urgenti, straordinari, che in effetti furono adottati in sede legislativa nel 1981, ma raccomandò anche misure di pianificazione territoriale idonee a ridurre le fonti di inquinamento. La riduzione dell'inquinamento generale dell'atmosfera urbana, qualche beneficio si ebbe solamente dopo molto tempo in conseguenza dello sviluppo tecnologico degli impianti di riscaldamento, a seguito della sostituzione del gasolio con il metano. Gli interventi di conservazione eseguiti negli anni Ottanta sono stati temporaneamente risolutivi nel frenare la progressione dei danni, ma non potevano essere di durata illimitata. Ne era stata prevista l'efficacia per almeno 20 anni, dopodiché si sarebbero dovute ripetere le operazioni di manutenzione. Sono ora passati 30 anni e non si sono ancora compiute nuove ripuliture dei marmi, con il rischio che riprendano i fenomeni di disgregazione. Infatti, se l'entità dei danni è ora più contenuta, essa non è del tutto eliminata. I monumenti dell'area archeologica centrale, liberati dalla pressione diretta delle emissioni dei veicoli a motore, soffrono ancora per l'inquinamento generale dell'area urbana. Inoltre, uno dei capisaldi per la conoscenza dell'arte romana di età antonina, la colonna di Marco Aurelio, è tuttora molto esposta agli agenti inquinanti. Il peggioramento del suo stato di conservazione è evidente dal progressivo annerimento delle superfici. Il decadimento dei monumenti romani, architettura di coperte di raffigurazioni scolpite nel marmo, costituisce ancora oggi il più grave problema conservativo per il patrimonio artistico italiano. Non esistono altri complessi di opere d'arte così importanti e di tali dimensioni esposti all'aperto e per loro natura non ricoverabili mediante ripari protettivi. La questione è stata però completamente rimossa e non se ne parla più. Le informazioni date dalla stampa lo scorso 3 marzo sulle ricerche compiute dall'Istituto Superiore per la Conservazione e Restauro sull'attuale incidenza dell'inquinamento a Roma sono incomplete e fuorvianti. La perdita delle superfici misurate tra i 5,2 e i 5,9 micron riguarda la progressione annua del danno arrecato alla materia marmorea sana esposta all'aperto e non i guasti derivanti dalla combinazione dei processi chimici con agenti atmosferici naturali su superfici scolpite già molto alterate e interessate per lo più da profonde lesioni. In tali condizioni, nelle quali si trovano tutti i principali monumenti marmorei antichi di Roma, gli effetti dell'inquinamento non sono lineari ma grandemente discontinui, con perdite spese di spessore notevole che comportano distacchi di particolari scultori rilevanti, talvolta di intere figure. Questo stato di cose non trova particolare ascolto né suscita preoccupazione. L'attenzione è ora rivolta in maniera quasi esclusiva alla capacità dei beni culturali di rendere un utile economico e gli interessi della produttività connessi con il turismo prevalgono regolarmente su quelli della cultura e della tutela del patrimonio storico e artistico della nazione, che sono invece compresi tra i principi fondamentali della Costituzione italiana. I problemi della protezione e della conservazione di questo patrimonio interessano solo a seguito del clamore provocato da guasti anche secondari, come è avvenuto nel caso dei crolli di murature per lo più moderne di Pompei. Il graduale e progressivo disfacimento delle più preziose testimonianze dell'arte romana sembra invece essere un destino ineluttabile, non meritevole di attenzione. Eppure le operazioni di conservazione non hanno costi così esorbitanti, richiedono soprattutto la cura manuale di operatori competenti ed esperti.